Io in mano la dichiarazione scritta dell'amministrazione dell'istituto, in base alla quale niente si oppone in linea di principio al mio rilascio. Penso perciò di ritornare all'incirca ai primi del prossimo anno a casa mia. Ma prima di passare a raccontare in che modo mi sono trovato in seguito alla mia malattia, in rapporti tutti particolari verso Dio, debbo far precedere alcune osservazioni sulla natura dell'anima umana e sulla stessa natura di Dio. L'anima umana è contenuta nei nervi del corpo, che sono conformazioni estremamente sottili, paragonabili ai più sottili fili di rete, sulla cui eccitabilità da impressioni esterne si fonda tutta quanta la vita spirituale dell'uomo. I nervi di uomini moralmente corrotti sono anneriti, uomini moralmente puri hanno nervi bianchissimi. Dio è fin dagli inizi soltanto nervo, non corpo, dunque qualcosa di affine all'animo umano, ma i nervi di Dio hanno la capacità di trasferirsi in tutte le cose possibili del mondo creato. In questa funzione si chiamano raggi, in ciò risiede l'essenza del creare divino. Tra Dio e il firmamento sussiste un rapporto intimo. Il sole da anni parla con me parole umane, facendosi dunque riconoscere come essere animato, ovvero come organo di un essere superiore che si trova dietro di lui. Io chiamo il sole lo strumento più vicino alla terra per la manifestazione del potere e della volontà divina. Intorno alla metà di febbraio del 1894, un nuovo crollo nervoso, mia moglie, fino a quel momento era stata con me alcune ore tutti i giorni, aveva preso regolarmente i pasti di mezzogiorno insieme a me nel refettorio dell'istituto, si reca in viaggio a Berlino da suo padre per 4 giorni allo scopo di riposare un poco, cosa di cui ha urgente bisogno. Al suo ritorno la incontro una sola volta e dichiaro di non desiderare che ella mi veda più nello stato di depressione in cui mi trovo. Le sue visite cessano a partire da quest'epoca. Decisiva per il mio definitivo crollo. È una notte durante la quale ho un numero assolutamente spropositato di polluzioni. Sono i primi sintomi di un rapporto con forze sovrasensibili, in particolare di una congiunzione nervosa che il professor Flexis ha stabilito con me, nel senso che parla con i miei nervi senza essere personalmente presente. Considero alcune possibilità, ad esempio quella che tutto l'istituto di Praxis, non addirittura l'intera città di Liechtenstein adesso sia distaccato, sollevato da terra, trasferito su qualche altro corpo cosmico, possibilità a cui anche le domande della voce che parla con me sembrano chiaramente alludere. Il cielo stellato lo ritengo interamente, o almeno nella maggior parte, estinto. Di notte le finestre della mia camera da letto sono sbarrate con una pesante imposta di legno. Solo il fatto che le lampade a gas continuino ad ardere mi fa dubitare che l'istituto di Flexis possa essere davvero completamente isolato. Infatti, in questo modo devo pur supporre una connessione con la città di Lipsia, a meno di non voler addirittura immaginare la possibilità di un gasometro costruito appositamente per la clinica Flexis. È inutile che lo psicanalista mi dica che sono io a volere questa tensione. Può essere ingegnoso, ma non viene nessun aiuto. Chi la vuole questa tensione? Chi? Che cosa? Che cosa? Io non posso assumere su di me. Se mi dedico a reputazione, mi produco in temerari esercizi di bravura e quando cadono, pendermi la clavicola. Resto deluso di non essere caduto in una disgrazia fatale il giorno dopo.